Se volete farvi la squadra dei vostri sogni, basta andare nel link in descrizione, U7Byte, andate su acquista, buy. Utilizzate il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Trovate tutti qui i link in descrizione. Io direi di andarci a provare questi bei giocatorini, Donnarumma, Lozano, SBC, De Vrij, Skriniar, il Toro Lautaro e il buon De Paul. Vediamo un po' come sono, ecco. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Dai, fai vedere, fagli vedere. È bella. Madonna, Donnarumma veramente mi sta salvando tutto. Ah, sì. Che cazzo ha fatto? De Vrij, fallo. Gli ha combinato il fallo, De Vrij. Ma come cacchio? Vai, De Vrij, che ce la fai a prenderlo? E niente. Mi sa che sulla velocità De Vrij e Skriniar se la cavano male. Bello su interventi di De Vrij. Questo mi è piaciuto, eh. Vabbè, ancora una volta riesce a intervenire correttamente De Vrij. Non mi è piaciuta sta situazione. Dai, secondo me ci arrivi De Vrij, vai. Ci arrivi. Niente, ci ho pensato Donnarumma nelle prossime VL. Vai De Vrij. Questo mi è piaciuto. Bello sto intervento di De Vrij. Beh, no, mi è piaciuto perché è riuscito anche a capirlo, ecco. Stefan De Vrij è il difensore centrale della Serie A con il rating attualmente più alto, 92. Di conseguenza per molti dovrebbe essere anche il più forte. Ma onestamente parlando, a parer mio, non è il più forte. Parliamo un po' anche del prezzo, ovviamente. Voglio partire subito dal prezzo. Io ad esempio l'ho pagato 124.000 crediti. Ora, nel momento in cui sto registrando questo video, e sono le 14.05 del 22.05, quindi 22 maggio, il suo prezzo è di circa 107-110 mila crediti. È un prezzo non è nemmeno eccessivo, onestamente parlando, ma la carta parla in game. Una carta che ha 5 di piede debole che sono interessanti, work is buono per un difensore centrale, non male in attacco e alto in difesa. Le stats sono buone per la velocità, però onestamente parlando a me non risulta essere veramente così veloce. Perché? Perché magari non ha quell'agilità, non so, è un po' strano sotto l'aspetto della velocità. Io l'ho provato col base, per dirvi, che non gli aumenta l'accelerazione, ma gli aumenta soltanto la velocità massima. Il passaggio è buono per un difensore centrale. Il dribbling, qua, ecco, l'agilità e l'equilibrio sono comunque discreti per certi standard al quale siamo abituati quest'anno nel vedere i difensori centrali. Ma io ormai mi sono abituato a difensore centrale Alaba, che è agilissimo, è un'altra storia. O Tapsoba Tots, Alaba Tots sono agili. Questa è una cosa che può aiutare tantissimo in alcune situazioni. Anche magari in difesa aiuta per non far impappinare il difensore quando si gira, oppure l'agilità quando facciamo il mantenimento, quindi L2 più R2, L2 mantenimento più L2 gli diamo un po' di velocità. Ecco, questa è una qualità che al De Vrij secondo me manca. La resistenza è 80, però onestamente parlando la prima partita che l'ho provato si è staccato proprio tantissimo e non sono arrivate, non sono andato ai rigori, mi pare. Ah no, sì, mi pare che arrivai. No, non arrivai ai rigori. Non mi ricordo, ragazzi. La prima partita, comunque, lui si è stancato tantissimo insieme a De Vrij. Colpo di testa, onestamente, è buono il colpo di testa. Non c'è male. La forza è altrettanto buona, anzi è veramente interessante. Fisicamente se la cava molto molto bene, 93, è aggressivo, 95, quindi andrà bene. Però ho notato che non fa tanti interventi automatici questa carta e lo va un po' a penalizzare, perché ovviamente se noi siamo bravi a difendere non ci servono tantissimo, ma se non siamo proprio bravi l'intervento automatico ci può aiutare molto. Lui non va molto in automatico, ho notato questa cosa, forse mi sbaglio, però poi dovete provarlo anche voi per capire meglio se lo volete provare. La difesa è interessante, comunque intercetta le palle, ha un'ottima marcatura, è una lettura difensiva, non ha problemi nel contrasto, è deciso. La scivolata non l'ho provata più di tanto perché è sempre rischiosa, però con un 93 in scivolata comunque risulta essere positivo. La freddezza è la capacità di non far troppi errori quando ha la marcatura sotto.
Beh, diciamo che è abbastanza freddo, sia in fase difensiva sia magari quando deve impostare un minimo il gioco. È molto reattivo, cioè riuscirà a reagire bene alle varie situazioni. Magari se c'è una palla vagante, lui va e spazza, tipo, se c'è una palla alta di testa, lui cercherà di saltare. Sono qualità di reattività. Del tiro abbiamo 79 passi potenza tiro, 73 tiri dalla distanza che non servono a nulla. Come caratteristiche giocatore, passaggio lungo per la CPU è forte di testa. Secondo me è forte di testa, ma non è fortissimo in fase offensiva, è forte in fase difensiva. Se devo dargli un'alternativa, gli do uno Skriniar, ma secondo me gli posso dare anche un Tomori 87, mi è piaciuto tantissimo veramente. O Smalling o Romero. Anche nella versione TOTS, Smalling la versione 90. E come indice di inabilità da 1 a 5 è un olandese che comunque è una buona nazione. L'Inter ha i suoi giocatori interessanti, secondo me, però la Serie A ovviamente non c'ha tutti questi top player. Gli do un 4 meno 3.5. Poi come alternativa, l'ho già detto, ragazzi, sì, il prezzo, beh, calerà. Se cala sotto i 100 diventa molto interessante. Però onestamente non lo reputo il miglior difensore centrale della Serie A. Il migliore, secondo me, avendoli provati, è Tomori. Tomori nella versione 87. Anche Skriniar. Vabbè, Skriniar poi vedrete la review. Il voto per questa carta un 7.5. Ovviamente voglio sapere anche la vostra tramite un commento qui sotto.